Salve a tutti, buongiorno a tutti. Oggi siamo qua su un'altra simulazione. Questa volta però non per farvi vedere un pianeta totalmente sconosciuto o un satellite, qualcosa totalmente sconosciuto, anzi, l'avete ben capito dal titolo. Quest'oggi sono qui per farvi vedere la nostra amatissima Luna, il satellite naturale della Terra. Eccola qui. Allora, ok. Eccola. Allora, la Luna partirei subito col dire che si pensa sia comunque molto vicino alla Terra. Ora vi allegherò delle immagini che capirete un po' tutto. Si pensa che la Luna sia comunque abbastanza vicina alla Terra, cosa in realtà non vera perché la Luna è distante, vabbè, poi vedrete tutte le informazioni in quelle immagini. Comunque è molto distante dalla Terra. Poi, noi vediamo una sola faccia della Luna. E il motivo è che la rotazione e la rivoluzione della Luna sembra quasi che siano, diciamo, connesse tra di loro. Infatti, ci fanno vedere, cioè gira, la Luna gira su se stessa, ma gira anche intorno a noi in modo tale che ci fa vedere sempre e solo la stessa faccia. E la Luna in sé ha vari nomi, ecco, vari punti della sua rivoluzione che poi vedrete sempre in delle immagini che capirete meglio da lì. E questo. Allora, la Luna, come potete vedere, non ha atmosfera, anche se era abbastanza scontato, comunque ci tengo a dirlo, la Luna non ha un'atmosfera e di notte può raggiungere meno, cioè di notte, quando la Luna è più lontana dal Sole, diciamo, può raggiungere i meno 100 gradi, centigradi, quando invece è dall'altra parte della rivoluzione, quindi più vicino al Sole, può raggiungere anche i più 100 gradi centigradi. Poi, un'altra cosa riguardante la Luna è che, come potete vedere dal video, è piena di crateri, soprattutto questi qua che sono molto visibili. Ecco, il motivo è abbastanza semplice, ovvero che tanti miliardi di anni fa, cioè, dopo che si creò il sistema solare in generale, ci furono molti, ma tanti detriti che non solo andarono a colpire i pianeti, ma andarono a colpire proprio anche i satelliti fra di loro. E infatti, come si può benissimo notare, la Luna venne colpita parecchie volte anche insieme alla Terra, ecco, però la Terra poi ricopri quei crateri dalla vegetazione e dall'acqua. Però comunque è molto visibile che la Luna diciamo, è stata molto bombardata nel tempo. Questa, cioè, come si può intuire, era la spiegazione, diciamo, abbreviata della Luna. E in realtà ci sarebbero molte cose da approfondire, per esempio il fatto che la Luna quando è nata causava molti problemi alla Terra, però anche questo lo spiegherò in un prossimo video insieme a quello degli astronauti. Comunque, spero che il video in sé vi sia piaciuto e noi ci possiamo benissimo rivedere in una prossima simulazione. Arrivederci a tutti.